Ovviamente le casacche di gala saranno differenti, ma di questo parleremo tra un attimo. Sempre tra non molto vi daremo lettura delle formazioni in campo, degli organici di entrambe le squadre, come sempre facciamo non appena lo speaker Alberto Aldini ne avrà dato lettura qui al palazzetto, qui a beneficio del pubblico del palazzetto Cheope. Intanto, insomma, ricordiamo molto rapidamente quello che è il programma di questa giornata, della nona giornata della Serie A1 Beretta di pallamano femminile. Oggi si giocano confronti molto cruciali, insomma, per l'economia complessiva del torneo: Pontinia, Bressanone, che sono in campo in questo momento, ma anche Erice, Ariosto, Ferrara, Malo, Cassano, Magnago, Salerno, Cellini, Padova e Mezzocorona, Leno, oltre ovviamente alla contesa tra la Casagrande Padana e la Ali Best Espresso Mestrino. Dicevamo, sfida da piani alti: la Ali Best Espresso Mestrino è seconda in classifica con 14 punti, a un solo punto dall'attuale capolista Bressanone, e quindi insomma per Mestrino c'è ancora in ballo un titolo beneaugurante, un titolo simbolico ma comunque significativo, quello di campione d'inverno, insomma, che verrà proprio assegnato in queste ultime tre giornate che ancora ci separano prima della fine della fase di andata di questo campionato, che coinciderà anche con la fine del 2021 pallamanistico. La Castelgrande Padana invece è a quota 10 e staziona esattamente al quarto posto unitamente alla a Pontinia, e quindi ovviamente i due punti in palio questa sera pesano parecchio anche in ottica Coppa Italia. Una esatta qualificazione alla competizione che si giocherà in febbraio, che per Mestrino è praticamente cosa fatta, per la Casagrande Padana quasi, però ancora non c'è il conforto della matematica, e quindi vincere oggi per le biancorosse significherebbe avere il suggello definitivo, pressoché definitivo, insomma, all'ammissione alle gare di Coppa che, lo ripetiamo, si disputeranno in febbraio. Il pubblico sta man mano affluendo, sono le 18:24, c'è sempre grande interesse qui a Casalgrande per le gesta delle biancorosse. Ovviamente salutiamo e riveriamo, non potrebbe essere altrimenti, il pubblico che ci sta seguendo da Mestrino e da tutto il Veneto. Sappiamo bene che la formazione giallo-verde, perché i colori sociali sono giallo-verdi, può godere di un importante seguito, insomma, in tutta la regione, quindi un saluto a tutti gli spettatori che in questo momento e anche nei minuti successivi, anche in tutte le fasi successive dell'incontro, ci seguiranno, ci stanno seguendo e ci seguiranno attraverso, come sempre, Eleven Sport, un canale sempre molto attento a tutto quello che attiene alla pallamano, in questo caso femminile, ma anche maschile. Adesso mi direte: ho parlato troppo? Effettivamente forse sì, ma comunque era, insomma, è indispensabile per illustrare e spiegare nel dettaglio quella che sarà la tempesta, quello che sarà l'ambiente del confronto di questa sera. Ma anche in questo sabato, immancabilmente con me, abbiamo la fortuna di, appunto, usufruire della ottima compagnia di Giulia Dallari, ex centrale della Casagrande Padana, ex almeno per il momento, dopo si vedrà, lei stessa ce lo ha detto qualche sabato fa che in futuro si vedrà, ma per il momento ex centrale, ma comunque profonda conoscitrice di quella che è la pallamano femminile sul campo, in particolare per quanto riguarda la Casagrande Padana, ma non solo. E allora Giulia, buonasera, innanzitutto bentornata, benvenuta. Che cosa dobbiamo aspettarci da questo importante incontro di questa sera? Ecco, voglio dire, il pronostico può dirsi chiuso perché Mestrino ha quasi sempre vinto, oppure no? No, la come si suol dire in gergo, la palla è rotonda e quindi, cioè, non ci sono pronostici già definiti a inizio match. E si prospetta sicuramente una partita vincente, le ragazze di Mestrino giocano molto bene e la loro posizione in classifica lo può dimostrare, ma sono certa che le nostre beniamine sapranno dare del filo da torcere alla compagine avversaria. E benissimo, e ovviamente guarderemo strada facendo, ecco, se quello che ha detto Giulia corrisponderà al vero, ma è presumibile dire di sì, anche perché, insomma, i valori in campo sono veramente importantissimi questa sera, e poi, come abbiamo detto prima, Giulia conosce veramente nel profondo la pallamano, insomma, e tutto quello che è tutto
e in pratica tutto quello che insomma riguarda le dinamiche di questo sport, uno sport che l'ha praticato, ecco, voglio dire, l'ha praticato per tanti anni, ecco, voglio dire, con importante anche successo. E allora, le squadre stanno per fare il loro ingresso in campo per i saluti di benvenuto, ovviamente è un rituale solito, immancabile, ma che ad ogni modo è il suggello insomma di quella che sarà una importante serata qui al Palazzetto Cheope. Intanto anticipiamo, a beneficio in particolare di chi insomma ci sta ascoltando soltanto insomma perché impegnato in altre attività e non ha quindi un occhio costante sul video, la Casalgrande Padana giocherà in maglia bianco-rossa, quindi in tenuta tradizionale, mentre invece da Ali Best Espresso Mestrino è in maglia gialla con appunto risvolti neri, quindi questo voglio dire per una vostra visione, per appunto precisare insomma quella che è la sistemazione delle rispettive squadre. Casalgrande Padana quindi in maglia rossa, Mestrino in maglia gialla. Gli arbitri di questa sera sono Ciotola e Romana, Giancarlo Romana e appunto Diego Ciotola. E ora Alberto Aldini, direttore generale della Pallamano Spallanzani Casalgrande, sta procedendo a chiamare le singole giocatrici per l'ingresso in campo, lo state vedendo in questo momento, quando la lettura delle due formazioni qui a beneficio del pubblico qui presente e convenuto sarà terminata, procederemo anche noi a dirvi insomma quelli che sono gli schieramenti di questa sera qui a Casalgrande. Poi ovviamente saremo precisi strada facendo anche, voglio dire, su quello che è il calendario che ancora attende le squadre in questo 2021, ci sono ancora tre partite, lo ricordiamo, prima di arrivare alla conclusione e della fase di andata e del 2021 pallamanistico, poi insomma dopo la pausa natalizia le ostilità, chiaramente sportivamente parlando, riprenderanno a gennaio 2022 con le gare di ritorno e ovviamente seguite dalla successiva fase di playoff e playout per le squadre coinvolte. Adesso sta entrando in campo la Casalgrande Padana, sostenuta con trombette e anche campanacci dalla sempre partecipe platea del Palazzetto Cheope, qui in via Aosta a Casalgrande. Alle ore 18:29 notiamo comunque anche, come del resto succede praticamente sempre, una buona rappresentanza anche della formazione ospite, di supporters ospiti, come dicono quelli che parlano bene, in questo caso supporter venuti dal territorio padovano, da Mestrino. Sottolineiamo più volte Mestrino in provincia di Padova, da non confondersi con la quasi omonima Mestre in provincia di Venezia, è tutt'altra roba. Questa è Mestrino in provincia di Padova, lo diciamo perché appunto spesso questi nomi quasi simili possono dare luogo ad assonanze insomma che possono portare a una certa confusione, quindi questo è Mestrino, lo ribadiamo, in provincia di Padova. E allora a tal proposito diamo quindi lettura delle formazioni, degli schieramenti insomma che daranno vita alla rilevante contesa di questa sera per dovere di ospitalità. Cominciamo dalla Lì Best Espresso Mestrino che schiera, eccoci qui, allora con il numero 3 Irene Stefanelli, con il numero 5 Alice Biondani, con il numero 8 Anita Rubin, con il numero 11 Giovanna Lucarini, con il numero 13 Gaia Vinci, con il numero 21 Giorgia Sabbion, con il numero 24 Naomi Marquez Habique, con il numero 25 Arianna Brunetti, con il 26 il portiere Francesca Lukin, con il numero 30 portiere anche lei Ernestina Scima, con il numero 36 Marianna Cabrini, con il 41 Carlotta Pugliese e con il 77 Maria Carolina Rauli. Ad allenare il complesso giallo-verde è Giuseppe Lucarini, un autentico guru, un capo spirituale potremmo dire della pallamano veneta. E ora andiamo alla Casalgrande Padana, allenata da Marco Agazzani, che schiera con il numero 1 il portiere Valentina Bonaccini, con il numero 3 Asia Crystal Mangone, con il numero 5 Nicole Giombetti, con il numero 7 la centrale argentina Germano Argentina Kimei Aileen Sausa Müller,
con il numero 8 Francesca Franco, con il numero 10 Ilenia Furlanetto, con il numero 12 anche lei portiere Nadia Aielen Bordoni. Intanto la contesa è partita. Con il numero 13 Sara Apostol, con il 14 Simona Artoni, con il numero 16 portiere piemontese Caterina Maria Mutti, con il numero 18 Alessia Artoni, con il numero 19 Mariana Orlandi, con il numero 26 Giulia Mattioli, con il numero 33 Gaia Lusetti e con il 40 Nossaiba Lassuli. Ciotola e Romana, gli arbitri, come abbiamo detto poc'anzi. Intanto c'è questa prima azione ospite con il tiro messo in atto da Giovanna Lucarini, ma la risposta di Nadia Aielen Bordon è stata tra le migliori, quindi il risultato continua ad essere quello di partenza in queste primissime fasi dell'incontro, quindi 0-0 qui al Palazzetto Cheope quando sono le 18.32. Riparte però Mestrino dopo che la Casagrande Padana ha perso la palla. Vediamo ora il tentativo di impostazione dell'azione ospite e con in questo momento in posizione centrale Giovanna Lucarini, che è molto cercata perché obiettivamente la numero 11 padovana è, voglio dire, tra gli autentici perni del gioco dell'Ali Best Express. Ora vediamo, Mestrino fa girare molto la palla ma c'è una certa fatica fin qui ad attaccare la difesa schierata casalgrandese. Perde palla Mestrino e la palla può tornare alla Casagrande Padana con Ilenia Furlanetto che va a servire Marianna Orlandi. Tenta Marianna il colpo dall'ala e le riesce, quindi il primo gol di questa serata è firmato dall'ala di Veggia di Casalgrande, Marianna Orlandi, 1-0 per le biancorosse. E questo è, si riparte, quindi si riparte con ancora Mestrino che di certo non accuserà il colpo perché insomma la formazione padovana ha sicuramente molte frecce al proprio arco insomma in questa serata, anche perché insomma il cammino fin qui proprio costruito dalle gialloverdi parla assolutamente chiaro, nel senso insomma basti pensare che fin qui Mestrino ha ben vinto 7 partite sulle 8 disputate fin qui, contro la Iomi Salerno l'unica battuta del resto, invece per il resto soltanto vittorie, quindi è una Mestrino di assoluto valore e di assoluta efficacia quella che questa sera si sta esprimendo qui al Palacheope in quel di Casalgrande. Però adesso è, attenzione, gli arbitri alzano la mano, Mestrino è sotto passivo, deve trovare una soluzione offensiva, la trova con Arianna Brunetti che così pareggia i conti 1-1 e si riparte. Insomma, l'abbiamo detto prima, insomma state con noi, state in collegamento su Eleven Sports perché questa è una sfida che assolutamente garantisce ottimi spunti di interesse tecnico, agonistico, caratteriale, insomma, anche perché la Casagrande Padana, va detto, attenzione, c'è il gol per le biancorosse di Asia Crystal Mangone che è appena appunto rientrata dall'esperienza con la nazionale Under 20, esperienza infruttuosa perché purtroppo la nostra rappresentativa ha fallito la qualificazione ai mondiali di categoria, ma comunque sia Asia Mangone ha comunque svolto una ottima esperienza, un'ulteriore proprio esperienza a livello internazionale che le sarà ulteriormente utile sia a livello personale anche a beneficio dell'intera squadra Casalgrande Padana. Asia Crystal Mangone quindi ha siglato il raddoppio biancorosso, 2-1 vantaggio della Casagrande Padana. Intanto si accendono più luci qui al Palacheope e anche voi in questo momento dovreste vedere sicuramente meglio, ecco, quindi un palco ancora più luminoso per le giocatrici che stanno dando vita alla contesa di questa serata dicembrina. In avanti ancora Mestrino che diciamo in queste prime fasi sembra avere qualche difficoltà nell'attaccare, insomma nello scardinare le maglie difensive delle beniamine locali, maglie difensive che almeno fino a questo momento appaiono essere piuttosto solide, almeno però lo ripetiamo, fino a questo momento non sono passati che 5 minuti, anzi nemmeno 4 minuti e mezzo, quindi ogni valutazione espressa fin qui non può che essere assolutamente parziale. Allora Stefanelli per Lucarini, Giovanni Lucarini a Marquez, però il tiro viene smorzato bene da Francesca Franco e così la Casagrande Padana può ripartire. È una Casagrande Padana che nelle ultime partite insomma ci aveva abituati ad avvii piuttosto lenti, ecco,
si guardi anche, intanto qui c'è il tentativo di Simona Artoni che però non va a segno, la palla termina sul fondo a sinistra di Francesca Lucchin. Stavamo dicendo, la Casagrande Padana ci ha abituati spesso ad avvii insomma piuttosto lenti che poi hanno finito spesso e volentieri per insomma ripercuotersi in negativo sul risultato finale, ecco. Invece questa volta insomma è una Padana che dà almeno l'impressione di essere entrata in partita fin da subito. Qui c'è ancora Arianna Brunetti, l'ex Estense Ferrara, sigla quello che è il suo secondo centro personale, che è anche il secondo centro di squadra più in generale. 2-2 quindi in questo momento, e regna ancora ecco l'incertezza, ma almeno fino a questo momento Giulia è una Casagrande Padana che sembra in partita più che mai, direi. Sì, mentre parlavi purtroppo abbiamo perso il pallone, però è bella soprattutto la lettura in chiave difensiva che sta dando la squadra di casa. Intanto bellissima la parata di Bordon, che si dimostra veramente in partita, sta giocando bene. E come diceva appunto, soprattutto in chiave difensiva, buona la lettura delle ragazze di casa. Faticano un po' di più in attacco, ma era da aspettarselo. E l'avversario è un avversario di tutto rispetto, si conoscono molto bene, esprimono un gioco anche in attacco molto fluido, e quindi questo equilibrio iniziale è un buon segno e ci fa ben prospettare. Assolutamente sì, comunque sia, emozioni ancora a go-go anche in queste fasi iniziali della partita. In attacco in questo momento la Casagrande Padana con Mangone che cerca Sauso Müller, vediamo Sauso Müller con la sua esperienza, cede a Ilenia Furlanetto che spesso e volentieri è proprio Ilenia Furlanetto a prendere per mano la Casagrande Padana nei momenti difficili. Arianna Brunetti, attenzione, perché Arianna Brunetti è già al suo terzo gol personale e fin qui si sta rivelando la maggiore spina nel fianco per quanto riguarda i meccanismi difensivi biancorossi. Quindi attenzione ad Arianna Brunetti, veramente particolarmente ispirata in questo avvio di gara. 7 minuti e 18 secondi, Mestrino è passata in vantaggio grazie ad Arianna Brunetti, 3 le reti venete contro le 2 messe a segno delle biancorosse. Ilenia Furlanetto, migliore realizzatrice della Serie A1 fin qui, vedremo come in qualche modo delizierà il pubblico casalgrandese insomma con i suoi gol questa sera. Ma intanto Furlanetto cerca la sponda per Alessia Artoni, ma il passaggio non riesce, siamo già dall'altra parte del campo, c'è Alice Biondani che non perdona, una formidabile ripartenza, un contropiede molto efficace, niente da fare per la pur brava Nadia Ayelen Bordon. Quindi 2-4 Mestrino, che quindi in questo momento doppia la Casagrande Padana, ma comunque il tragitto è ancora molto lungo. Basti pensare alla partita con Pontinia, dove la Casagrande Padana proprio poche settimane fa, sempre qui al Palacheope, è rimasta in ampio ecco svantaggio per circa 40-45 minuti, e poi la grande rimonta che ha portato la formazione ceramica addirittura un passo dalla vittoria finale. Però intanto Mestrino prende sempre più in largo, ancora una volta con Alice Biondani in gol dall'ala, e siamo al 2-5. E Marco Agazzani giustamente, comprensibilmente, chiama time out insomma per spezzare, per cercare di interrompere questa spirale sfavorevole alla Casagrande Padana. Brevemente, ecco, mentre siamo in questo time out, ricordiamo anche che più tardi, dalle ore 20:45, sempre qui al Palazzetto Cheope, scenderà in campo anche la modula Casagrande per la 2 maschile. Ci sarà qui insomma una avvincente partita, un'altrettanto avvincente partita contro la formazione, appunto contro la formazione federale Under 17 Campus Italia, sempre qui dalle ore 20:45. In questo caso la diretta sarà appunto disponibile sulla pagina Facebook del GSD Pallamano Spallanzani Casagrande, quindi da non perdere anche questo ulteriore appuntamento più tardi, sempre qui al Palazzetto Cheope, in tribuna oppure attraverso Facebook, Modula Casagrande contro Campus Italia dalle ore 20:45, subito dopo quindi la conclusione del confronto che sta vedendo per protagoniste la Casagrande Padana e la Alibest Espresso Mestrino per la 1 femminile. Quindi doppio appuntamento questa sera al Palacheope, assolutamente rilevante
per Casalgrande ma anche per tutto il movimento pallamanistico. Finito il time out, Agazzani avrà, immaginiamo, catechizzato a dovere le ragazze biancorosse per cercare di in qualche modo risalire la china dopo questo mini allungo messo a segno da Mestrino. Asia Mangone, che ha iniziato bene la partita molto ispirata, molto vivace, in questo caso viene fermata dall'azione congiunta di Irene Stefanelli e Carlotta Pugliese. E ancora però in avanti la Casagrande Padana, Furlanetto, Mangone e adesso Mariano Orlandi cerca di invenzione dall'ala, cerca il passaggio per Asia Mangone, che non, la quale non trattiene nella palla, ma comunque la Casagrande Padana mantiene il possesso della sfera con Liliana Furlanetto per Simona Artoni. Chimei, Sausa Müller, vediamo, prova un tiro che poteva essere anche un gol a sorpresa, ma alla fine la conclusione si rivela debole e facile preda di Lukin. Intanto qui Mestrino gestisce non benissimo, è un attacco in maniera abbastanza frettolosa, poteva essere una buona ripartenza per le ospiti. Buon per la Casagrande Padana che riparte con Orlandi in solita posizione centrale, che cerca la via del gol, però insomma viene fermata irregolarmente e quindi siamo attesi dal primo rigore di questa partita. Se ne incarica Ilenia Furlanetto, ormai specialista di questo genere di conclusioni. Furlanetto contro Lucchini, uno scontro fra titani, alla meglio Ilenia Furlanetto che realizza il suo primo gol personale questa sera, 1-1 dai 7 metri per la Casalgrande Padana. È un rigore quanto mai importante, quanto mai rilevante, quanto mai significativo, perché permette alla Casalgrande Padana di spezzare un momento particolarmente complicato. 10 minuti nel corso del primo tempo, Casalgrande Padana 3, Ali, Best Espresso, Mestrino 5. Ancora un saluto a tutto il pubblico veneto che ora può beneficiare di una Lucarini in avanti che trova la via del gol. In effetti ci riesce, ma il gioco era stato fermato poc'anzi. La palla rimane comunque in mano alla Ali, Best Espresso. Giovanna Lucarini, che fin qui non ha ancora individuato la via della rete, tuttavia sta facendo molto gioco, sta producendo molto gioco a beneficio delle compagne di squadra, e così anche questa volta. Infatti Arianna Brunetti, implacabile questa sera, particolarmente ispirata dall'aria a quanto pare casalgrandese, realizza il suo quarto centro personale ed è fino a questo momento la miglior realizzatrice dell'incontro per distacco, perché infatti le reti fin qui per quanto riguarda Mestrino sono 4 per la Brunetti, 2 per Alice Biondani e poi nelle fila di Casalgrande una rete a testa per Asia Mangone, Ilenia Furlanetto e Marianna Orlandi, la quale Orlandi cerca ora di rimpinguare il proprio bottino proprio e di squadra, ma il tiro è ancora una volta non irresistibile e Francesca Lucchin ci arriva. Siamo già dall'altra parte del campo dove Mestrino non perdona, con Carlotta Pugliese che realizza il sesto centro patavino, anzi il settimo, pardon, quindi 3-7 la situazione, ancora un attacco per la Casagrande Padana e poi insomma cederemo la parola a Giulia Dallari per, insomma, perché queste sono fasi assolutamente delicate, insomma, dove Mestrino sembra far valere i 4 punti in più e in classifica. Comunque c'è ancora molta strada. Conclusione alle stelle di Alessia Artoni, ma ci sono 2 minuti inflitti a Naomi Marquez Abique. E quindi la Casalgrande Padana può ancora mantenere la speranza di accorciare le distanze. Vediamo, le biancorosse ridisegnano il proprio scacchiere, si riparte dai 9 metri, Alessia Artoni, Furlanetto, Mangone, ancora Furlanetto. Furlanetto si guarda intorno brevemente, quasi a scrutare le intenzioni delle compagne di squadra. Vediamo, questo è effettivamente un gol di una certa importanza, se dovesse essere messo a segno no, perché interviene Biondani a rubare palla ad Asia, Cristal Mangone, Alice Biondani e il terzo centro per lei, Casalgrande 3, Mestrino 8. Ma Giulia, che sta succedendo? Uno dei rischi che poteva essere prevedibile, che immagino che il coach Agazzani, del quale abbia appunto avvertito le ragazze, è la grande capacità della squadra patavina di ottimizzare, capitalizzare ogni pallone. Corrono molto e sono brave nel farlo, nel senso sono molto ben disposte in campo, ognuno sa qual è la sua posizione e riescono appunto a finalizzare e capitalizzare tutte queste ripartenze. Il divario che vediamo adesso di 5 reti è dato soprattutto da
da primi da palloni veloci, da ripartenze, da contropiedi e da seconde fasi ben realizzate, la Casalgrande Padana non deve cedere su questo aspetto, quindi deve ritornare in difesa velocemente e disporsi in maniera efficace per contrastare gli attacchi. Per quel che riguarda invece la fase offensiva, sono stati sprecati due palloni importanti perché eravamo in superiorità numerica e non riuscire a segnare in questo momento non è un ben segnale. Ancora non c'è da preoccuparsi, sono passati appena 13 minuti, quindi tutto è da riscrivere, però ecco, insomma, prestare più attenzione a queste fasi può essere importante nell'economia del gioco e nel risultato finale. Assolutamente sì, parole sante, e ora ritorniamo in cronaca con il tentativo di Irene Stefanelli, che tuttavia non va a segno poiché è rintuzzato, poiché è smorzato dalla difesa casalgrandese. Ancora in avanti la Casalgrande Padana, che sta cercando in tutti i modi di in qualche modo ricucire lo strappo che sta per, insomma, diventare abbastanza rilevante. Fin qui, come ha detto giustamente Giulia prima, 5 reti, vediamo Francesca Franco. E Francesca Franco molto spesso ha di queste conclusioni, direi quasi geniali, ecco, proprio quando la Casalgrande Padana è in particolari ambasce. Non si smentisce quindi la vice capitana nonché pivot biancorossa Francesca Franco, mettendo a segno il quarto centro per la Padana, quindi 4-8 la situazione. Lo ricordiamo fin da ora, anche se poi lo diremo pure nel corso del secondo tempo, non andate via a fine partita, perché come sempre avremo un paio di interviste ad altrettante protagoniste di questo incontro. Intanto Irene Stefanelli trova il guizzo vincente, non c'era moltissimo spazio, ma comunque sia tanto le è stato sufficiente per portare Mestrino a quota 9. Siamo a metà del primo tempo, al 15° minuto, molto pubblico qui al palazzetto Cheope per cercare di sospingere la Casalgrande Padana in quello che, insomma, per la formazione di casa sicuramente rappresenta una sorta di esame di maturità, in quanto, voglio dire, nei turni precedenti la Padana è quasi arrivata a sconfiggere Erice, che sulla carta ha mezzi superiori rispetto alle biancorosse, è quasi arrivata a sconfiggere Pontinia, quindi oggi potrebbe veramente essere l'occasione giusta per piazzare, voglio dire, quel guizzo in più, quel miglioramento in più che potrebbe portare a fare risultato contro una formazione che almeno sulla carta ha qualcosa in più, qualche potenzialità in più rispetto alla Padana. Vedremo come andrà. Intanto 4-9, intanto è rientrata Marquez Habique già da qualche istante, insomma, nello scacchiere di Mestrino. 16 minuti 4-9, ora insomma la Ali Best Espresso ha intenzione, tutta, insomma, tutto l'interesse a non accelerare troppo i tempi, cercando già in qualche modo di amministrare il vantaggio, ma questo non significa affatto che le ospiti siano rinunciatarie in chiave offensiva. Infatti testimonia Arianna Brunetti, che puntualmente va a segno dall'ala e mette in questo momento sigla il suo quinto centro personale. Arianna Brunetti sicuramente tra le migliori in campo, se non addirittura la migliore in campo nelle file ospiti. 4-10, attenzione per la Casalgrande Padana, questo pallone ha un'importanza quasi decisiva, perché altrimenti, perché non segnare significherebbe rischiare di lasciare andare il Mestrino nel punteggio. Questo non succede, poiché Ilenia Furlanetto ha un pallone a campanile spiovente in pallonetto, che permette alla Padana di tirare un sospiro di sollievo, almeno momentaneamente, e portarsi sul 5-10. 5-10, sfida ancora apertissima a molti altri scenari. Lo ripetiamo, incontro valevole per la nona giornata della Serie A1 Beretta di pallamano femminile in diretta su Eleven Sports e ovviamente qui al Palacheope in via Aosta a Casalgrande. Rimanete all'ascolto e rimanete in visione, perché questa è una partita che ha ancora moltissimo da dire. Ora c'è in avanti Mestrino con Lucarini, Naomi, Marquez Habique, ancora Lucarini sembra interrogarsi sul da farsi. Naomi Marquez Habique cerca la penetrazione nelle maglie difensive biancorossi, ma per il momento non si passa. Giuseppe Lucarini, l'allenatore ospite, lo vediamo sempre attentissimo nel governare
la propria squadra, anche soltanto con lo sguardo oltre che con le parole. Intanto qui c'è un palo colpito da Mestrino dall'altra parte del campo. Mariana Orlandi purtroppo non va a segno, stranamente, perché in genere lei non sbaglia questo tipo di conclusioni, ma questa volta Francesca Lucchin, portiere totem della formazione veneta, ha avuto la meglio, proprio piazzando un intervento quanto mai efficace. Ma la Casagrande Padana è ancora in avanti quando stiamo ormai veleggiando verso il ventesimo. 5 Casagrande Padana, 10 a Libest Espresso Mestrino. Vediamo due punti d'oro, Ilenia Furlanetto per Asia Crystal Mangone, che però viene fermata prima della conclusione di regolarità commessa, e quindi Mestrino ha buon gioco nell'andare con tutta calma a una nuova azione offensiva. 5 a 10, un assalto fallito da parte della Casagrande Padana, e attenzione, perché in partite come questa, specialmente in partite come questa, ogni assalto fallito può sicuramente rivelarsi decisivo ai fini del punteggio finale, e lo ripetiamo, anche la storia recente delle partite biancorosse lo insegna, ce lo insegna a tutti coloro che seguono la Casagrande Padana. Ilenia Furlanetto tenta una conclusione un po', in questo caso, così così. Francesca Lucchin, nessun problema. Vediamo ancora Mestrino, Arianna Brunetti, attenzione, diciamo, forse la marcatura dovrebbe intensificarsi su di lei, ma comunque Naomi Marquez abique per Giovanna Lucarini. Mestrino con assolutamente tutta calma, con calma quasi olimpica, ecco, e gestisce il pallone in attacco senza particolari affanni e con grande vivacità in questo momento. Attenzione, qualche lentezza in più, dal pubblico si invoca il passivo, ma insomma è facile immaginare che questa sia una strategia appositamente studiata da Mestrino. Là, ecco, il movimento offensivo si chiude con il tiro di Naomi Marquez Abique, che tuttavia è alle stelle. Attenzione, Simona Artoni, Simona Artoni che questa volta non sbaglia, come Poirot non sbaglia. Simona Artoni mette a segno il suo primo gol personale, che sancisce al ventesimo minuto il 6 a 10. Casagrande 6, Mestrino 10. Che cosa ci dobbiamo attendere quindi in questi ultimi, insomma, 600 secondi circa prima dell'intervallo? Ma va interrotto, come è stato fatto negli ultimi minuti di gioco, appunto questo queste accelerazioni della squadra di Mestrino, perché possono essere veramente pericolose. E la prestazione di Lucchini in porta è pregevole, lo sapevamo, è un portiere di tutto rispetto, veramente talentuoso ed esperto, soprattutto in grado di disputare questo tipo di partite. E d'altro canto però anche le ali della Casa il Grande devono farsi trovare pronte, e sia in gioco schierato che nelle ripartenze dobbiamo sfruttare anche noi maggiormente il gioco in velocità. I cosiddetti gol facili, soprattutto quando si è sotto di 4 reti, sono fondamentali, e arginare un po' le percussioni da parte soprattutto dell'ala destra di Brunetti, che sta veramente facendo una buona prestazione, e quindi insomma intensificare la difesa da quel lato del campo. Il parziale che si stava delineando si è andato un po' a ridurre negli ultimi minuti, quindi dobbiamo perseguire la strada di questi la strada intrapresa appunto in questi ultimi minuti. Ed eccoci qui, è finito il time out. Ovviamente è una Casagrande Padana che, come ha giustamente affermato Giulia, deve mantenere, insomma deve cercare di mantenere la barra stabilita in queste ultime e più recenti fasi dell'incontro. Ma intanto la palla ce l'ha Mestrino. Stefanelli, ecco, cerca, attenzione, il tiro ad effetto Carlotta Pugliese, ma questa volta non va a bersaglio. Efficace anche l'opposizione, il piazzamento da parte di Nadia Ayelen Bordon, quindi può ripartire la Casagrande Padana. È una Casagrande Padana che, attenzione, anche quando non riesce a ottenere un risultato utile ha sempre 7 vite, questo va detto, insomma non cede mai così ampiamente prima del tempo, quindi è anche per questo che vi invitiamo una volta di più a rimanere. Attenzione, vediamo, provvedimento arbitrale, c'è una munizione a carico dell'allenatore ospite Giuseppe Lucarini. Ecco, diciamo che si è un po' lasciato andare, non abbiamo sentito comunque qui che cosa abbia detto, quindi insomma non ci permettiamo assolutamente di poter giudicare. Ecco, ammonizione comunque per Lucarini, ecco,
piuttosto sorpreso il tecnico di Mestrino, ma comunque il gioco riprende con Nase Mangone e questo sarebbe stato un buon tiro che termina leggermente di poco alto, ma la palla è ancora dominio della Casagrande Padana quando siamo al 21esimo e 34 minuti. Andiamo verso la fine del primo tempo, è una Padana che cerca quantomeno di ridurre, di diminuire quanto può possibile lo svantaggio. Questo è un buon tiro di Ilenia Furlanetto, però un po' sfortunata nella fattispecie la capitana casalgrandese, perché la conclusione è andata a stamparsi sul montante a destra di Francesca Luchin. Di nuovo Mestrino, c'è una contestazione da parte del pubblico, Naomi Marquez a Bico, e però va a realizzare il suo primo centro personale, 6 a 11, Mestrino sta assolutamente dimostrando il proprio valore, non a caso, lo ripetiamo, stiamo parlando della seconda forza del campionato in questo momento insieme alla IOM di Salerno, ma è una Casagrande Padana che sta parimenti comunque dimostrando di essere all'altezza del compito. Resta ancora qualche imprecisione che sicuramente Giulia prima ha messo in evidenza con le sue parole sempre molto autorevoli e puntuali. Però in questo momento la Casagrande Padana ha fallito un altro attacco, ancora Mestrino in avanti con Stefanelli che cerca il pertugio vincente, ma anche Mestrino in questo caso non gestisce bene l'attacco. Naomi Marquez a Bico arriva a sottrarre la palla a Simona Artoni e quindi Mestrino, qui è un festival insomma di sbagli e contro sbagli, ma comunque Mestrino in questo momento può ancora una volta beneficiare della costruzione di una nuova azione offensiva quando mancano 7 minuti, poco meno di 7 minuti all'intervallo, sono le 18.58, una serata tutta da vivere qui a Casagrande, perché lo diciamo a beneficio di chi si fosse messo soltanto in questo momento in visione e all'ascolto, si sta giocando per la nona giornata della Serie 1 Beretta di pallamano femminile e più tardi alle ore 20.45 sempre qui al Palacheo per la Modula Casagrande affronterà il Campus Italia per l'undicesimo turno di serie A2 maschile. In quel caso il fischio d'inizio sarà fissato per le ore 20.45 e gli arbitri saranno sempre quelli, ossia Ciottola e Romana. In questo caso ecco la partita di A2 maschile, intanto c'è un nuovo gol con Irene Stefanelli per Mestrino, la partita di A2 tra la Modula Casagrande e il Campus Italia sarà visibile in diretta sulla pagina Facebook del GSD Pallamano Spallanzani Casagrande, quindi un altro appuntamento da non perdere qui a Pallacheop. Però intanto siamo 6 a 12 a favore di Mestrino, poco fa ha fatto il proprio ingresso in campo anche la centrale Gaia Lusetti per la Padana, anche lei uno tra i principali simboli, assolutamente i principali punti di assolutamente riferimento della formazione locale. Chimei, Aileen Sausa-Müller prova una via di mezzo tra il tiro e il passaggio, ma lì ci mai, ma intanto Chimei, Sausa-Müller rimedia all'errore, all'imprecisione commessa poc'anzi, e ora Simona Artoni molto pimpante cerca una sponda giusta per una compagna di squadra, ma Alice Biondani capisce tutto, ne approfitta, si invola verso la porta in aria di Lembordon, cede l'incombenza di tirare a Irene Stefanelli che non sbaglia e realizza il terzo punto personale che rappresenta parimenti il 13° gol messo a segno da Mestrino, 6 a 13, attenzione, sono 7 le lunghezze con cui la Ali Best Espresso sta conducendo qui al Palazzetto Keop, un divario sicuramente di rilievo, ma insomma chi sta seguendo la partita può sapere bene che insomma questa è tutt'altro che una partita chiusa, anche perché la Casagrande Padana, nonostante la momentanea difficoltà, non si sta comunque rivelando una squadra materasso. Ancora Mestrino in avanti, perché poco fa Francesca Franco non è riuscita ad agganciare il pallone in maniera efficiente, succede, ma intanto Stefanelli per Lucarini, ancora Stefanelli, vediamo, Mestrino ha un giro palla molto efficace per Naomi Marchi e Fabito, in questo caso Bordon capisce tutto, però l'arbitro restituisce palla a Mestrino, ci sono 2 minuti inflitti in questo momento alla Casagrande Padana ad Alessia Artoni. 6 a 13 e quindi, come se non bastasse, nei prossimi 120 secondi le biancorosse saranno anche in inferiorità numerica. Intanto c'è il rigore per Mestrino, Giovanna Lucarini alla meglio su Nadia Ayelen Bordon, e quindi Giovanna Lucarini per questo, per lei il suo primo centro questa sera, 1 su 1 ai rigori per Mestrino,
e 6 a 14 il punteggio complessivo quando mancano poco meno di 5 minuti alla conclusione, anzi 4 minuti al termine della prima frazione di gioco, un intervallo in cui sicuramente entrambi i tecnici avranno molto da dire alle rispettive formazioni, in particolare a Gazzani senza dubbio, perché insomma è lecito pensare, è facile immaginare che il trainer biancorosso si aspetti molto di più da una Castelgrande padana sicuramente pimpante, sicuramente frizzante, ma che comunque dà l'impressione, sta dando l'impressione di non esprimere a fondo tutto il proprio potenziale. Attenzione, c'è passivo, attenzione, la padana è sotto passivo, Franco deve sbrigarsi, Musetti deve sbrigarsi, Furlanetto centra il gol alla Guerrazzi in sottomano, ma il tentativo non è tra i più felici, così Francesca Lucchin ha buon gioco nell'intercettare il pallone senza troppe difficoltà. 6 a 14, Mestrino sta prendendo il largo in modo definitivo oppure c'è ancora qualche speranza? La Castelgrande padana ci ha abituato a improvvisi accensione di qualche, non lo so, non so neanche come definirlo. Sono ancora fiduciosa perché veramente hanno il riservo delle energie che in questo momento non stanno utilizzando. Sono partite bene, come abbiamo detto sia io che Nicolò, c'erano stati i primi minuti in cui avevano fatto intravedere una bella palla a mano, soprattutto in chiave difensiva. Purtroppo questa luce iniziale si è spenta, 6 gol in un tempo sono estremamente pochi e non ci hanno abituata a questo tipo di risultati. Purtroppo stiamo scontando ancora l'inferiorità numerica che è terminata proprio in questo momento. Diciamo che in questi ultimi 2 minuti e mezzo quasi che rimangono alla fine del primo tempo, la Castelgrande padana deve dare un segnale di essere ancora in partita. Perché certamente anche per meriti appunto della squadra avversaria che ben si sta comportando, il divario tra le due non è così esteso come si può dedurre dal tabellone, quindi devono capitalizzare questi ultimi palloni ed evitare quanto appena successo. Le palle perse hanno inciso tantissimo sul risultato finale, pertanto mi aspetto un secondo tempo diverso. Un secondo tempo diverso è ovviamente quello che si augurano tutti i sostenitori della Castelgrande padana. C'è da dire però che questa all'Ibest Espresso Mestrino si sta rivelando veramente squadra efficiente, squadra di grande talento, squadra di notevole impatto, insomma assolutamente il secondo posto del giallo-verdi non è frutto del puro caso e la formazione di Lucarini lo sta ampiamente dimostrando anche qui sulle tavole del palazzetto Cheop in via Aosta. Siamo vicini all'ultimo giro di lancetta, poco più. Furlanetto per Sauso Müller, cede per Gaia Lusetti, Simone Artoni prova una conclusione delle sue anche un po' a sorpresa, ma Francesca Lucchina ancora una volta abbassa la saracinesca e quindi impedisce alla padana di avvicinarsi nel punteggio. Sarebbe arrivata a quota 7, quindi assolutamente a metà dei gol messi a segno fin qui dalla Alibest Espresso Mestrino. E quindi 19 e 5 minuti primi, siamo al 29esimo e 24, ultimi scampoli del primo tempo, di un primo tempo diciamo dominato dalla Alibest Espresso Mestrino, pur al cospetto di una Castelgrande padana non arrendevole, ma comunque a tratti leggermente sprecone, anche forse certe volte confusionaria, ma comunque nulla è ancora deciso perché ci sono ancora, c'è un'altra mezz'ora tutta da vivere assolutamente con grande intensità. Questo vale per il pubblico qui convenuto in via Aosta e vale per tutti voi che ci state seguendo dall'Emilia Romagna, dal Veneto, da ogni dove attraverso Eleven Sport. Ultima azione per la Castelgrande padana, prova Gaia Lusetti, non fa in tempo ad andare al tiro e quindi si chiude qui la prima frazione di gioco. Sul seguente punteggio Castelgrande padana 6 a lì Best Espresso Mestrino 14. Prima di dare la linea a Milano per il breve e consueto intervallo, diamo ovviamente lettura di quelli che sono stati i gol messi a segno durante questa prima frazione di gioco. Per quanto concerne la Ali Best Espresso Mestrino, implacabile come abbiamo più volte detto prima, Arianna Brunetti con 5 reti messe a segno, 3 centri per Irene Stefanelli, 3 per Alice Biondani e una rete a testa per Giovanna Lucarini.
Naomi Marquez, Abique e Carlotta Pugliese, e 1-1 ai rigori. L'unico rigore veneto è stato messo a segno da Giovanna Lucarini. E per quanto attiene invece la Casalgrande Padana, due reti Ilenia Furlanetto, di cui un rigore, e una rete a testa per Asia Mangone, Francesca Franco, Simona Artoni e Marianna Orlandi. Questo è il tabellone fin qui dei gol messi a segno. 6 gol sono un bottino decisamente, insomma, scarso per la Casalgrande Padana, ma comunque sia c'è ancora tempo e spazio per le padrone di casa per porre rimedio a una situazione che si sta rivelando nettamente favorevole alla compagine ospite. Intanto vedete in immagini il campus Italia, che più tardi sempre qui al Palacheo affronterà la Modula Casalgrande per la undicesima giornata di Serie A2 maschile, una importantissima serata che continuerà tra non molto qui su Eleven Sports per il secondo tempo della sfida di A1 femminile tra la Casalgrande Padana e la Lì Best Espresso Mestrino. Alle 19:07 minuti primi diamo la linea a Milano per un breve intervallo e ci risentiamo tra poco per la seconda frazione di gioco. Io e Giulia vi aspettiamo. A voi Milano. Grazie. Stata con le parole.
Oibo. Aspetta un attimo, qua ci siamo incartati, qui, qui, ecco, questo è l'incartamento, ecco, grande Darby, ecco. 19 e 14 minuti primi qui al palazzetto Cheope a Casalgrande, siamo tornati in diretta su Eleven Sports dopo questo breve intervallo e grazie a Milano per la linea. 6 a 14, secondo tempo della sfida che sta opponendo la Casalgrande Padana alla Ali Best Espresso Mestrino. Come abbiamo detto poc'anzi e anche prima dell'intervallo, 6 a 14 a favore della compagine padovana al termine della prima frazione di giuoco. Nicolò Rinaldi sempre al microfono per voi insieme a Giulia Dallari per commentare insomma questa gara di grande intensità e di notevole impatto, per il momento favorevole a Mestrino, ma ripetiamo, state con noi, state in collegamento con Eleven Sports perché le sorprese possono ancora essere parecchie, a cominciare da questa rete che Simona Artoni mette a segno, che porta a 7 i gol biancorossi, quindi 7 a 14 e Simona così subito in avvio d'amblè di secondo tempo da mette a segno una rete che dà linfa, ridà ulteriore e nuovo slancio alle speranze biancorosse di poter raddrizzare questo confronto fin qui nettamente appannaggio della compagine veneta allenata da Giuseppe Lucarini. Mestrino ora in avanti, emozioni a ripetizione, Lucarini attenzione, vediamo se cercherà Adriana Brunetti oppure no, va verso il centro del campo con Naomi Marquez Abicue, non riesce a divincolarsi nelle maglie della difesa biancorossa, ma la sfera è ancora nelle mani della Libest Espresso Mestrino, ripetiamo seconda in classifica con 14 punti, mentre la Casalgrande Padana è quarta 10 unitamente con Pontigna. Tenta la via del gol Irene Stefanelli, para Nadia Aielen Bordone, ma ci sono due minuti inflitti alla vice capitana di casa Francesca Franco, che così non giocherà per i prossimi 120 secondi, una perdita di certo rilevante per le padrone di casa questa, e ora ecco, vedremo come la formazione di casa saprà fronteggiare questo ulteriore inghippo. Intanto c'è il cambio in porta per questo rigore di Mestrino, Valentina Bonaccini cercherà di neutralizzare la conclusione di Giovanna Lucarini e per certi versi c'era anche riuscita ipnotizzando Giovanna Lucarini, infatti la conclusione è andata a sbattere sul palo a sinistra del portiere biancorosso, ma poi il rimbalzo ha fatto sì che la sfera si depositasse comunque in fondo al sacco, quindi 2 su 2 ai rigori e per la stessa Lucarini per quanto riguarda Mestrino, e 7 a 15 la nuova situazione qui al palazzetto Cheope, nona giornata di serie A1 Beretta. Più tardi vi diremo anche quale sarà l'agenda degli appuntamenti che coinvolgeranno le due formazioni, questa protagonista questa sera Alessia Ottone intanto prova una gran conclusione, una sassata centrale, ma Francesca Lucchin dice di no. Ilenia Furlanetto prova una conclusione delle sue, ma è un po' sfortunata questa sera la capitana casalgrandese perché ancora una volta il suo tiro va ad infrangersi sul palo, quindi tutto resta com'era fino a pochi istanti fa, 7 a 15. Vi diciamo, non andate via dopo la fine dell'incontro perché avremo due interviste ad altrettante protagoniste di questa gara così importante. Alessia Artoni, per quanto riguarda la Casalgrande Padana, sarà ai nostri microfoni per fornirci le sue impressioni in merito alla partita. Intanto Naomi Marquez Abicue realizza il suo secondo centro personale e per Mestrino, a dirla sinceramente, ancora non sappiamo e insomma vedremo chi ci manderà appunto l'ufficio stampa della formazione veneta, quindi sarà una bella sorpresa anche per noi, insomma, quindi un motivo in più per stare in collegamento qui con Eleven Sports e per stare in collegamento con il Pallacheope di Casalgrande anche oltre il 60esimo. Intanto Chimei Aini Sausa Müller cerca una sponda in Gaia Lusetti. Gaia Lusetti non riesce a farsi largo nel fortino giallo-verde, però la palla è ancora nelle mani della Casalgrande Padana con Ilenia Furlanetto che prova in elevazione, la palla finisce fuori, ma ancora la Casalgrande Padana può insistere in azione di attacco, ci si affida molto Ilenia Furlanetto che però questa sera ancora non ha dato sfoggio di tutto il suo indiscutibile talento offensivo.
siamo al quarto minuto della ripresa, 7-16. La Casagrande Padana deve sbrigarsi, perché se si vuole davvero raddrizzare questa contesa, il momento giusto è sicuramente questo. Dico bene, Giulia? Assolutamente, intanto abbiamo visto un gol bellissimo, un gesto tecnico meraviglioso da parte di Simona Artoni, che dall'ala quando ci prende ci regala sempre questi bei gol. E la Casalgrande Padana ha cambiato la difesa, quindi da una 6-0 è passata a una 5-1 con la stessa Simona Artoni come uno avanti. In questi momenti iniziali sembra fruttare bene la nuova difesa, sono stati realizzati solamente due gol, ma in generale il problema, si può dire, non era da un punto di vista difensivo. Il primo tempo è finito avendo subito solo 14 reti, che non sono tante, e il problema si era verificato maggiormente nella fase offensiva. Sembra perseguire ancora i risultati, ottimo, bellissimo di nuovo, due azioni di fila, due gol di fila. E intanto vengono assegnati due minuti per una spinta ai danni di Alessia Artoni. Buono questo avvio del secondo tempo, speriamo che si protragga e si riesca a recuperare anche questo gap. Simona Artoni, quindi, che con 4 gol messi a segno fin qui è poc'anzi, ecco, diventata la miglior realizzatrice nelle file biancorosse. 4 i suoi gol, lo ripetiamo. Due minuti intanto che nelle fila della compagine ospite sono stati inflitti a Naomi Marquez Habique, per lei è già la seconda volta, quindi sicuramente bisognerà fare attenzione da parte della formazione ospite nel gestire, insomma, quelle che sono le penalità a carico della forte numero 24 giallo-verde. Può ripartire intanto la Casagrande Padana dopo che Mestrino ha vanificato un ennesimo attacco. Mariana Orlandi va a segno anche in una posizione, lo ripetiamo, inedita per lei, cioè quella di centrale. Per lei è secondo gol personale e sono 10 le realizzazioni della formazione ceramica, 10-16 quando sono passati 6 minuti nel corso della ripresa. Veramente qui c'è tantissimo pubblico al Palacheope, qui a Casagrande l'interesse per la pallamano è veramente ai massimi livelli, ma siamo certi che lo sia anche a Mestrino. Infatti cogliamo l'occasione per ancora una volta salutare, insomma, tutto il pubblico che ci sta in questo momento seguendo dal Veneto, e lo diciamo proprio a beneficio di chi si mosse messo in collegamento soltanto in questo momento. Con la Libera Espresso Mestrino in avanti, il pubblico chiede il gioco passivo che adesso gli arbitri assegnano, quindi mano alzata degli arbitri. Mestrino deve affrettarsi a trovare una giusta soluzione offensiva. Agazzani intanto ci sta credendo anche lui, lo si capisce dai gesti, lo si capisce dall'atteggiamento che sta assumendo a bordo campo. Mestrino, attenzione, intanto ha più di qualche difficoltà nel trovare quelle soluzioni offensive che prima erano arrivate copiose e a grappoli con grande efficacia. Adesso ci ha provato Irene Stefanelli, ma Nadia Ayelen Bordon ci ha messo il piede e ha quindi neutralizzato questo ennesimo tentativo di attacco messo in atto dalla compagine patavina. Ancora la Casagrande Padana in avanti con Furlanetto, Lusetti, Casagrande Padana come i gatti a 7 vite, e vediamo se anche questa sera questo assunto, questa fama che la formazione di Agazzani ha saputo guadagnarsi nelle prime 8 giornate sarà confermata. Vediamo, qui c'è Irene Stefanelli che ha rubato la palla con gesto fulmineo, ma gli arbitri hanno riassegnato la sfera alla Casagrande Padana, e quindi ancora Furlanetto, si attendono ancora i suoi gol questa sera, però preferisce fare gioco per Francesca Franco. Francesca Franco viene fermata, ma la palla resta ancora nelle mani della Casagrande Padana. Furlanetto ancora scruta con occhi da leonessa Franco. Francesca Franco prova la via del gol, Francesca Lucchin ci mette il piede, ma ci sarà un provvedimento disciplinare a carico della Libest Espresso Mestrino. Due minuti per Naomi Marquez Habique, e se non andiamo errati scatta il rosso, l'avevamo detto poc'anzi, insomma, che Mestrino avrebbe dovuto fare molta attenzione a Naomi Marquez Habique, che fino a poco fa era già gravata di due penalità, ora arriva anche la terza, quindi fine della partita per la numero 24 della compagine giallo-verde. Questa sarà una perdita sicuramente di non poco conto per la formazione, per appunto l'organico allenato da
Giuseppe Lucarini, quindi un motivo in più per rimanere in collegamento, un motivo in più per la Casalgrande Padana, per coltivare speranze, per non cedere le armi prima del tempo. Intanto Ilenia Furlanetto contro Ernestina Scima, c'è stato il cambio di portiere nelle file di Mestrino. Ilenia Furlanetto, non sbaglia la sua freddezza dai 7 metri ormai proverbiale, la capitana non si smentisce, 2 su 2 ai rigori per lei e per la Casalgrande Padana. Per Ilenia sono già 3 gol che sanciscono l'11-16, il primo tempo si era chiuso sul 6-14, quindi questo vuol dire che in questi primi 8 minuti del secondo tempo la Casalgrande Padana ha saputo rosicchiare 3 gol. Non è ancora ovviamente sufficiente per avvicinarsi più di tanto a Mestrino, ma può essere un primo passo per l'organico, per le ragazze allenate da Marco Agazzani, che devono sicuramente continuare con questa intensità per rimettersi in carreggiata. Ora però Maria Carolina Rauli va a inaugurare il proprio tabellino, anche per questo per lei il suo primo gol, 11-17, quindi è Mestrino che trae un po' di linfa da questo gol, arrivato anche un po' insomma d'improvviso a sorpresa, ma è una Casalgrande Padana che non ha alcuna intenzione di cedere, lo si vede, lo si capisce. Con Ilenia Furlanetto, attenzione, questo gol può essere molto significativo, perché quando Ilenia inizia a scaldarsi in genere non ce n'è per nessuno, e questo potrebbe significare appunto che Ilenia Furlanetto ha forse individuato, forse trovato insomma la benzina, l'energia appropriata per mettersi in moto, per tornare a segnare gol a grappoli come lei è solita fare, sia dai 7 metri che anche in azione. Però Mestrino, Brunetti, Arianna, che fin qui non ha ancora fatto un gol dopo un ottimo primo tempo, ci prova adesso, ma sfondamento in avanti, torna la palla nelle mani della Casalgrande Padana con Ilenia Furlanetto che gira per Simone Artoni. Simone Artoni va scivolata verso la porta avversaria, incurante dell'opposizione manifestata da Irene Stefanelli, che ha cercato di bloccarla. Il tentativo è infatti riuscito, ma ora c'è un provvedimento disciplinare a carico della Libest Espresso Mestrino, con 2 minuti infatti inflitti alla stessa Irene Stefanelli. Attenzione, le penalità cominciano a intralciare e non poco la corsa della Libest Espresso. È un segnale questo che la Casalgrande Padana deve interpretare nel modo giusto e in un modo che le possa essere vantaggevole. Ilenia Furlanetto questa volta però contro Francesca Lucchin, ancora uno scontro fra titani. Francesca Lucchin sorride, è sicura di sé, ma lo è anche Ilenia, vediamo, oppa! Beh, in gergo calcistico si direbbe il cucchiaio alla Totti, e noi invece possiamo dire cucchiaio alla Furlanetto. 13-17, un cucchiaio servito insomma sul piatto di Mestrino, insomma un piatto amaro in questo caso per le giocatrici patavine. Comunque rimangono ancora avanti, siamo al 40esimo, 13-17. Giulia, il vento è davvero cambiato? Sì, assolutamente, si può intravedere dallo sguardo delle ragazze di casa, ci credono, sapevano che sarebbe stata una partita difficile. Però non si sono fatte spaventare dal risultato. Ovviamente nulla è ancora scritto, perché purtroppo, come vediamo adesso, neanche le ragazze, le avversarie hanno intenzione di regalare questi punti. Però è bello, la partita si è accesa e rispetto al primo tempo sono riuscita a sfruttare maggiormente la superiorità numerica, lo sono ancora in quanto è rientrato a seguito del rosso un'altra giocatrice a sostituire, ma è stata combinata un'altra sanzione ai danni di Stefanelli e quindi vi è un'altra superiorità numerica. Intanto Ilenia, dopo il bellissimo rigore con un pallonetto al bacio, appoggia nuovamente sopra la testa di Lucchin una palla morbidissima che sancisce il 18-14. 14-18, quello che è doveroso dire, lo dobbiamo dire, che in questo momento Ilenia Furlanetto è la migliore realizzatrice nelle file, nei ranghi della Casalgrande Padana con 6 gol. Però adesso Arianna Brunetti si sveglia dal torpore che la stava contraddistinguendo in questa ripresa dopo un ottimo primo tempo. Ora c'è il suo primo gol durante la seconda frazione di gioco che la porta a 6 nel computo generale dei suoi centri, e quindi in questo momento Ilenia Furlanetto ed Arianna Brunetti sono
le migliori realizzatrici di questo incontro che sta andando in scena sulle tavole del palazzetto Cheope a Casalgrande. Più tardi vi diremo anche il programma delle prossime giornate, ancora dopo questa partita, ancora due giornate prima di arrivare alla sosta per Natale, per le festività. Ma intanto seguiamo Ilenia Furlanetto che scruta, va e ci offre un buon suggerimento Francesca Franco, poi la quale Franco non si intende con Gaia Lusetti e quindi può tornare in avanti dalla Libest Espresso Mestrino. Ma diciamo, come diceva giustamente Giulia poc'anzi prima, sì, la temperie, l'ambientazione, l'atmosfera, l'andamento della partita è sicuramente cambiato rispetto alla prima frazione di gioco, i primi 30 minuti. Siamo al 12:50 in questo momento e sono le 19:30 precise qui al palazzetto Cheope di Casalgrande. Sappiamo che, insomma, diciamo l'orario, sappiamo che ci seguono anche dall'Argentina per via delle importanti e gradite presenze argentine all'interno della compagine biancorossa, segnatamente Nadia Yelen Bordon e Kimei Aileen Sausemüller. Riparte la Casagrande padana, Furlanetto, Franco, si divincola, Franco si divincola, come sa fare, non va a segno, ma tra poco la padana avrà comunque l'occasione di accorciare le distanze. Giuseppe Lucarini si lamenta, immaginiamo non per il provvedimento dell'arbitro, che è assolutamente giusto. Attenzione, Lucarini è un po' nervoso in questa fase, già prima è stato ammonito e quindi attenzione bene a gestire gli umori. Ilenia Furlanetto contro Ernestina Scima, che prima non ha avuto fortuna contro la capitana biancorossa e non ce l'ha neanche adesso, perché Ilenia Furlanetto 3 su 3 dai rigori, sono 7 le sue realizzazioni, 4 su 4 pardon, 7 i centri della carismatica capitana biancorossa e 15 quelli della Casagrande padana. Siamo quasi a metà del secondo tempo, una sfida tutta da vivere, una sfida intensissima. Allora, diciamo a piccole dosi, ricordiamo insomma anche il programma di sabato prossimo, mentre Mestrino è in avanti. Sabato prossimo si giocherà ovviamente per la 10ª giornata e la Casagrande padana è no, perché c'è avanti Simona Artoni per la sorella Ale Toni Furlanetto, cerca una sponda per Francesca Franco, la vice capitana, si inventa un passaggio per Simona Artoni, lo smorza Adriana Brunetti, ma gli arbitri interrompono il gioco. C'è un 9 metri a favore delle biancorosse. Alessia Artoni per Gaia Lusetti, a fornire per Franco, di nuovo Lusetti, fraseggio Franco Lusetti, vedremo che cosa porterà, c'è grande attesa per questo. Furlanetto, ancora Franco, potrebbe avere spazio, viene chiusa efficacemente da Lucarini e Pugliese, ma è ancora la padana in avanti con Ilenia Furlanetto, prova la conclusione a sorpresa, due volte viene fermata, ma c'è una padana che non demorde, che non molla, volitiva, ancora in avanti per la gioia del pubblico biancorosso. Franco, Mangone, ancora per Franco, prova un'invenzione per Gaia Lusetti, vediamo, Gaia Lusetti fantasiosa da quella zona del campo, niente, attenzione però perché è gioco passivo e quindi la padana deve affrettarsi. Furlanetto prova a cambiare tutto per Simona Artoni, che perde, poi riconquista il pallone, niente da fare perché è Mestrino a ripartire con Alice Biondani, su di lei c'è Furlanetto, Irene Stefanelli, gol. Gol di Irene Stefanelli che riporta a 5 le lunghezze di margine a favore delle giocatrici venete, 15-20, ma tutto ancora in definizione. Ora, sperando di avere un momento di calma, un piccolo momento di calma dal punto di vista agonistico, dobbiamo ricordare che sabato prossimo dalle ore 19 la Casagrande padana sarà impegnata al Pala Laghetto di Bressanone contro l'attuale capolista della serie A1 Beretta, appunto il Bressanone su Tirol, sfida assolutamente impegnativa, sarà una missione estremamente complessa quella di cogliere i due punti in Alto Adige, ma ovviamente la formazione ceramica la metterà tutta per appunto piazzare quella che sicuramente rappresenterebbe una grande impresa quasi memorabile. Invece Mestrino sarà impegnata sempre il prossimo sabato 11 dicembre dalle ore 17:30 al Palaboschetto di Ferrara contro l'Ariosto. Ecco, per Mestrino quindi c'è una buona occasione per consolidare la permanenza nei piani alti della
classifica. Tuttavia attenzione a un Ariosto Ferrara che in queste ultime giornate ha sicuramente evidenziato ottimi segnali di crescita e ripresa dopo un inizio abbastanza tormentato sotto l'aspetto dei punteggi, un inizio che tra le altre cose ha portato l'Ariosto Ferrara a perdere proprio anche il derby giocato qui a Casalgrande in avvio di stagione. E il 18 dicembre, per l'undicesima giornata che chiuderà la fase di andata in 2021 pallamanistico, alle ore 18:30 saremo ancora qui al Palacheope per raccontarvi la sfida tra la Casalgrande Padana e le Lombarde Targate Leno, e sempre alle ore 18:30 Mestrino riceverà invece il già menzionato Bressanone su Tirol in un confronto che potrebbe valere il titolo di campione d'inverno. Quindi piatto ricco, micificco, si diceva una volta, ecco, un piatto veramente ricchissimo per la Serie 1 Beretta di pallamano femminile, da vivere tutto d'un fiato, così come è da vivere intensamente anche la sfida di questa sera. Siamo, diciamo, non dico affaticati, comunque molto coinvolti anche qui in tribuna, figuriamoci sul terreno di gioco, sul parquet di gioco. Francesca Franco intanto va a segnare il suo secondo gol personale, con segni di giubilo per lei e per la folla, che porta a 16 le realizzazioni della Casalgrande Padana. Questa Mestrino è comunque battibile secondo te, Giulia? Quanto era il risultato a fine tempo faceva dire appunto che la partita era chiusa, finita e non c'era più alcuna gara da vedere. Mi viene da dire che tutto si è modificato, perché 4 gol non sono irrecuperabili, e sicuramente il passivo che ci si porta dietro dal primo tempo è difficile da recuperare contro una squadra che comunque innegabilmente ricopre una posizione ai vertici della classifica meritata, perché giocano bene, sono compatte, hanno le idee chiare, perdono pochi palloni. Quindi nonostante questi ultimi momenti un po' più confusionari che hanno premiato la Casalgrande Padana, la squadra avversaria è una squadra di tutto rispetto, che evidenzia appunto un gioco ottimo. Intanto una bella parata di Bordon, che era rimasta un attimo all'ombra negli ultimi minuti, ma si è ripresa. Si può sentire, immagino, in sottofondo la confusione, questi momenti concitati qui al Palacheope, e il pubblico si sta scaldando. Intanto vediamo nelle fila ospiti che è cambiata la difesa proposta da coach Lucarini. Lenia Furlanetto infatti, grazie o a causa dei suoi gol, degli ultimi minuti, è stata presa uomo da Alice Biondani, e quindi le sue manovre sono più frammentarie. Continua a girare la palla alla Casalgrande cercando di trovare un buon tiro dai 6 metri, purtroppo Lukin si conferma un ottimo portiere. Purtroppo per la Casalgrande Padana ovviamente, ma buon per la Libest Espresso Mestrino, voglio dire, che può assolutamente beneficiare di un portiere assolutamente superlativo come è sicuramente Francesca Lukin. Nadia Ayalen Bordon a Casalgrande non è assolutamente da meno, il suo curriculum lo testimonia, ma in questo momento la partita parla chiaro e ha un andamento ancora favorevole alle ragazze venute dal territorio padovano, che adesso sono ancora in avanti con Lucarini, che cerca adesso, prova a cercare la via del tiro Irene Stefanelli dall'ala, ma la conclusione termina sull'esterno della rete. Vai Lenia Furlanetto con la forza, non ancora della disperazione, ma comunque della convinzione di potercela ancora fare. Lusetti non tira, lascia l'incombenza ad Alessia Attoni, ma il pallonetto non è certamente tra i più riusciti, e quindi Francesca Lucchini in questo caso non ha granché difficoltà nell'intercettare il pallone. Il DG biancorosso Aldini si dispera in questo momento, perché avrebbe voluto vedere un gol, come lo avrebbe voluto vedere del resto tutto il pubblico di casa qui a Palazzetto Cheope, ma restano ancora 10 minuti abbondanti, 16-20, e quindi l'andamento del confronto, l'assegnazione di questi due punti molto pesanti è ancora sub iudice, come si sarebbe detto nell'antica Roma, quindi oggetto ancora di determinazione, ancora molto incerta. Ripetiamo, a fine partita Alessia Attoni sarà qui nella nostra postazione per darci la sua versione, ecco, di questa partita, e ci sarà anche una voce per quanto riguarda Mestrino che ancora non sappiamo, ancora non ci sono arrivate informazioni in merito. Chi verrà qui, insomma, sarà assolutamente la benvenuta. Allora,
E adesso Mestrino si porta ancora più avanti con Alice Biondani, che va a realizzare il suo quarto centro individuale, 16-21, quando mancano meno di 10 minuti al termine del confronto di appunto pallevolo per questa nona giornata di Serie A1 femminile. Ricordiamo che fin qui Mestrino ha avuto un percorso, l'avevamo già detto, ma ora è bene dettagliarlo, quasi netto, battendo Leno, Cassano Magnago, Padova Malo, Pontinia, Mezzo Corona e anche Erice nell'ultima gara prima della sosta, mentre invece è appunto l'unico KO è arrivato sul campo della Iomi Salerno. La Padana invece ha prevalso contro Cassano Magnago, Ferrara, Malo, Mezzo Corona e sul campo del Cellini Padova prima della sosta per le nazionali. Le sconfitte sono arrivate al cospetto di Salerno, Erice e Pontinia. Mentre facevamo un riepilogo, un resumé di quello che è stato il cammino compiuto fin qui dalle due formazioni, Asia Mangone ha messo la firma sul suo secondo gol personale, che è anche il 17° centro per le ragazze ceramiche, 17-21, quando mancano poco più di 8 minuti e mezzo circa. E queste sono veramente le fasi più convulse, più nevralgiche. Se la Casalgrande Padana adesso dovesse individuare la via del gol, sarebbe veramente molto pesante per le avversarie, significherebbe riaprire la partita in maniera completa e definitiva. Vediamo Furanetto, perde la palla, la riconquista, c'è un fuggi generale della palla, ma alla fine questa serie di batti, questa serie di rimpalli premia Mestrino, meglio piazzata, meglio astuta, più pronta nell'approfittarne. 17-21 sempre, non cambia il punteggio, mai in avanti c'è Mestrino. Quando mancano 8 minuti, andare sul meno 5 potrebbe essere quasi la fine delle speranze per la Casagrande Padana. Il pubblico chiede passivo, il pubblico di casa non gradisce il temporeggiare di Mestrino, ma è del resto anche comprensibile, la Casagrande Padana farebbe presumibilmente la stessa cosa a parti invertite. Quindi Maria Carolina Lauri, vediamo la conclusione infallibile della numero 11 Giovanna Lucarini. Per lei il terzo gol, il primo su azione, perché gli altri due erano stati messi a segno su rigore da parte di Giovanna Lucarini. Quindi 17-22, Lucarini, l'allenatore si lamenta, non capiamo perché, ma comunque insomma 17-22 è effettivamente vicino in questo momento alla vittoria. E quindi Giulia Dallavi, mancano poco più di 7 minuti, che cosa serve alla Casagrande Padana per provare a centrare quello che, lo diciamo con il dovuto rispetto, sarebbe quasi un miracolo? Serve un gioco più fluido, soprattutto in attacco, stanno veramente giocando in maniera confusionaria, ogni tanto può premiare, ma questo succede poche volte, un gioco costruito, ben organizzato di solito è maggiormente funzionale a ottenere un gol. Purtroppo un tiro sprecato in questo momento che sarebbe stato veramente utile. Chiama intanto time out coach Lucarini. Prima lamentava appunto un fallo su Giovanna Lucarini, sulla numero 11, per una presa al collo. Diciamo che gli arbitri stanno tenendo lo stesso regime da entrambe le parti, quindi non si sono sbilanciati nel rendere il gioco troppo frastagliato, fischiando eccessivi falli. Pertanto ci sentiamo di, perlomeno io mi sento di condividere questo registro. Agazzani darà le ultime indicazioni, penso che abbia ancora un time out tuttavia a sua disposizione da poter spendere negli ultimi minuti. Deve chiedere, immagino, da un lato, come dicevo prima, appunto un gioco più continuo, dall'altro di velocizzare, nel senso di riuscire a sfruttare maggiormente delle prime fasi, parate, prima fase, quindi di trovare le ali pronte e un gioco in seconda fase costruito, con ognuno che sappia effettivamente in che parte del campo collocarsi per evitare sovrapposizioni. E vediamo questi ultimi minuti cosa ci regaleranno. E vediamo, sì, infatti, perché sono le ultime possibilità per la Casagrande Padana per provare a guadagnare, a raggranellare quantomeno un risultato utile, che sarebbe insomma di una certa importanza, anche perché sabato prossimo a Bressanone sarà obiettivamente difficile andare a raccogliere punti su quel campo così ostico, su quel campo così impegnativo. E comunque adesso c'è Mestrino in avanti che cerca il colpo del definitivo KO.
Lo ripetiamo, Alessia Artoni tra poco ai nostri microfoni e qualcuna di Mestrino, vedremo chi. Quando sono, allora vediamo l'azione in attacco di Mestrino, Stefanelli molto cercata in questa ripresa che realizza, guarda qui. Quinta rete per Irene Stefanelli, è veramente un tiro ben piazzato, ben guardato. Beh, va comunque detto che questa Mestrino è una signora squadra, veramente, insomma, è una realtà di alta classifica per davvero, insomma, degna della sua, del suo attuale piazzamento, lo ha dimostrato anche qui alla Casagrande Padana. Se non altro resta un po' di rimpianto, insomma, per forse non aver impensierito maggiormente, insomma, le giallo-verdi. Ma comunque, 17-23, Asia Mangone va in avanti e realizza terzo gol per lei, 18-23, ma forse presumibilmente un po' tardi per le padrone di casa, per le beniamine locali. Agazzani infatti si mette le mani nei capelli, forse pensando ma magari questo gol fosse arrivato prima. Ma comunque 18-23 quando sono le 19.45 qui al palazzetto Cheope, ultime battute a Casagrande del confronto Padana-Mestrino. 18-23, i due punti sono sempre più incanalati verso il Veneto, con Stefanelli che adesso cede a Maria Carolina Rauli, autrice di un buon secondo tempo. Rauli, il suo pallonetto termina sull'incrocio dei pali, da quindi spago alla Casagrande Padana per riprendere la propria azione. Asia Mangone neutralizza Francesca Lucchini, la palla può tornare in mano all'Ali Best Espresso. Veramente a un passo dall'espugnare il palacheope per la Casagrande Padana. Si tratterebbe, usiamo ancora il condizionale finché non c'è l'ufficialità del punteggio conclusivo, si tratterebbe della terza sconfitta interna dopo quelle subite contro le già citate in precedenza Erice e Pontinia. Quindi purtroppo, insomma, è purtroppo per le biancorosse una Padana. Intanto Giovanna Lucarini, quarto gol per lei, secondo su azione che fallisce, quindi ancora una volta l'appuntamento con quella che avrebbe potuto essere una vittoria di prestigio, quindi c'è ancora un po' di strada da compiere prima di poter impensierire le maggiori potenze, le superpotenze di questo campionato. Dico bene, Giulia? Sì, è un peccato perché nel secondo tempo la partita sostanzialmente è stata giocata ad armi pari. Intanto bellissimo il sottomano di Asia Mangone che spiazza completamente il portiere avversario che non si aspettava questo tiro. Molto bello, purtroppo però tutte queste belle azioni, questi gol sono arrivati nel secondo tempo. Concludere, come dicevamo prima, un primo tempo realizzando solo 6 gol tende poi a penalizzare quello che può essere il risultato finale. Palla recuperata che dà avvio ad una seconda fase, però merito delle ragazze giallo-verdi è quello di continuare a ripiegare quando mancano 4 minuti, sono comunque sopra di 5 gol e era praticamente tutta la squadra era tornata a coprire la seconda fase partita, quindi veramente sono venute a casa il grande con il giusto piglio, volendo portare questi due punti a casa. Mi sento di dire, usando ancora il condizionale in questi 3 minuti, la speranza è l'ultima a morire, però meritato. Parole assolutamente condivisibili, ecco. E allora stiamo per concludere, allora dopo le interviste vi daremo da rivederci, intanto invitandovi a seguire la partita della Modula Casagrande di A2 maschile che dalle ore 20:45 affronterà il Campus Italia, diretta sulla pagina Facebook della Pallamano Spallanzani Casagrande, e poi su Eleven Sport per le telecronache che riguardano la serie A1 femminile, la Casagrande Padana di serie A1 femminile. Sabato prossimo potrete seguire il duello che le biancorosse disputeranno a Bressanone, mentre noi invece ci risentiremo qui al Palacheo per il 18 dicembre, sabato 18 dicembre, per la sfida contro l'Eno. L'agenda quindi va ovviamente sempre ricordata, perché sappiamo che non sono pochi gli appassionati di pallamano che seguono le nostre e ovviamente anche le altre partite trasmesse in diretta, in questo caso su Eleven Sports. Quindi manca poco alle interviste, adesso lo possiamo direi dire, anche se c'è un time out chiamato da Giuseppe Lucarini. Mestrino, la Libest Espresso Mestrino, ecco,
espugna il Palacheope, 19 a 24 il punteggio che deve ancora essere definito, insomma, in quest'ultimo minuto e 42 che ancora manca per archiviare definitivamente la contesa. Intanto cominciamo già un po' a ripilogare, mentre c'è questo time out, le reti, la scansione delle reti nelle file di Mestrino. La migliore realizzatrice è Arianna Brunetti, si conferma fin qui Arianna Brunetti con 6 gol, Irene Stefanelli 5, 4 centri a testa per Alice Biondani e Giovanna Lucarini, 2 per Naomi Marquez Habique che all'ottavo secondo tempo è stata espulsa per triplice esclusione, 2 per Carlotta Pugliese e il quadro si completa con un centro di Maria Carolina Rauli, 2 su 2 ai rigori, entrambi firmati Lucarini, Giovanna. Casagrande Padani invece 7 reti Ilenia Furlanetto, 4 reti per Simona Artoni, così come per Asia Cristal Mangone, 2 centri Francesca Franco, 2 realizzazioni Marianna Orlandi, 4 su 4 dai rigori, tutti firmati Furlanetto. Ultimi scampoli di gara, il pubblico non sfolla ancora perché, come detto, insomma, dopo c'è l'appuntamento con la A2 maschile con la formazione federale, la Modula Casagrande allenata da Matteo Corradini affronta il Campus Italia diretto da Riccardo Trillini, il cui vice è l'ex casalgrandese Pasquale Maione, pivot di Salvaterra plurititolato che ha iniziato il proprio percorso da giocatore proprio qui a Casalgrande. Intanto Giovanna Lucarini dai 7 metri prova ad arrotondare le dimensioni della vittoria ospite, ci riesce, quinto gol personale per lei, 3 su 3 dai rigori. Casagrande Padana adesso prova il gol della bandiera con Francesca Franco. Francesca Lucchin molto brava oggi, molto valida, ci mette in piede, ma Francesca Lucchin del resto non è una sorpresa, la conosciamo bene, tutto il movimento pallamanistico conosce bene le potenzialità, le notevoli potenzialità dell'estremo difensore veneto. Non è buono il gol di Kimei Eileen Sausemüller, oggi rimasta a secco, ma comunque la centrale germano-argentina si fa sempre notare per il suo brio. Ultimi 20 secondi dove Asia Mangone trova il guizzo giusto per segnare un punto parzialmente che rappresenta una magra ma comunque significativa consolazione per la propria squadra, la porta sul 20 a 25, si raggiunge quantomeno quota 20. La Padana può leggere questo 20 come un segnale di buon augurio. Adesso Alice Biondani segna il quinto gol per la trasferta di Bressanone, quindi riepilogando, fine della partita qui al Palacheope di Casalgrande, la Ali Best Espresso Mestrino ha conquistato l'ottavo successo stagionale espugnando il campo della Casagrande Padana, 20 a 26 il punteggio finale a favore dell'organico patavino. Cosa dire Giulia quindi in conclusione? Che la prossima sfida sarà impegnativa, questa però abbiamo visto comunque delle belle, anche delle belle azioni, anche una gran tenacia nel cercare di riprendere il risultato, questo applauso del pubblico di casa è meritato. E quindi il cammino della Padana è ancora lungo, e uno degli obiettivi sicuramente a questo punto è quello di centrare Coppa Italia e le carte in regola ci sono tutte. Mille grazie Giulia, ancora grazie e ci vediamo con te il 18 dicembre per la sfida interna contro l'Eno. Ancora grazie a Giulia Dallari per il suo sempre qualificato e garitissimo contributo. E quindi allora ora aspettiamo, siamo in attesa di ricevere Alessia Artoni che sta salendo qui da noi, ecco, non vedo ancora nessuno da Mestrino, speriamo che qualcuno arrivi, non ce ne vogliano gli amici e le amiche che ci stanno seguendo da Padova e Mestrino e dintorni, ma nell'attesa che arrivi qualche esponente della formazione vincitrice abbiamo qui Alessia Artoni, pivot della compagine biancorossa. Allora è un momento perché qui stiamo assolutamente lavorando in diretta, come voi ben sapete, come il pubblico di Eleven Sports sa alla perfezione, siamo pronti, attendo un cenno da parte della regia, ecco, contro il tabellone. Alessia Artoni, buonasera intanto ancora una volta, grazie mille per essere qui così generosamente. Che cosa è mancato questa sera quindi per piazzare il colpo vincente? Sapevamo benissimo che non era una partita facile, ma il primo tempo abbiamo perso troppi palloni, troppa lucidità davanti al portiere, e al secondo tempo con una squadra del genere non basta riprenderla nel secondo tempo. Ecco, quanto pesa
psicologicamente parlando questa ulteriore sconfitta, questa ulteriore battuta d'arresto? Pesa, ma noi abbiamo altre due partite, dobbiamo entrare in Coppa Italia, abbiamo un obiettivo ben preciso, quindi andiamo avanti. Come hai visto Mestrino questa sera? Te l'aspettavi così? Mestrino, si sa, è una squadra forte, sta nelle prime quattro, ha dimostrato di dare testa a Salerno in Coppa Italia, sì, ce l'aspettavamo così, e noi siamo state poche lucide davanti al portiere e troppi palloni persi. Ultima cosa, il prossimo sabato una importantissima e difficilissima trasferta in quel di Bressanone. Il pronostico è praticamente chiuso oppure no? E se no, che cosa si può fare, su che cosa bisogna puntare per cercare di sorprendere le altoatesine? Beh, Bressanone è prima in classifica, la squadra ad oggi più forte, noi andremo là, ce la metteremo tutta, ma sappiamo che è difficile, ma non ci tiriamo indietro. Alessia Artoni, ancora una volta mille grazie per il tuo qualificato contributo, grazie mille ad Alessia Artoni. Quindi io aspettiamo qualcuno di Mestrino, speriamo che l'ufficio stampa, come concordato ieri, ci mandi qualcuna. Ecco, ci è stato detto che una ragazza dovrebbe raggiungerci qui, insomma io faccio segnali di fumo o segnali di nebbia, ecco, già, perché dato il clima invernale. Concedeteci la celia, la battuta, ecco, insomma abbiamo appena sentito Alessia Artoni, pivot della Casagrande Padana. Siamo in attesa di avere qualcuno da Mestrino per commentare, insomma, insieme alle protagoniste questa vittoria della Ali Best Espresso per 20-26. Qualcuno faccia un segnale, vedo Luchin, vedo Stefanelli, però attendiamo intanto, ribadiamo il risultato finale 20-26, riepiloghiamo la scansione reti per Mestrino: 5 Stefanelli, 5 Biondani, 5 Lucarini, 2 Marquez Abicque, 6 Arianna Brunetti, vedo avvicinarsi Irene Stefanelli, Abemus Stefanelli, vedo avvicinarsi, ecco la numero 3. Ah, benissimo, buonasera Irene, buonasera Abemus Stefanelli, grazie mille e assolutamente congratulazioni innanzitutto per l'importante e bella vittoria. Che cosa ha funzionato questa sera? Qual è in pratica stato il segreto che vi ha permesso di ottenere questi due punti così sicuramente sudati ma anche molto importanti? Allora, sicuramente abbiamo spinto da subito all'inizio, abbiamo preso dei punti di vantaggio subito dai primi minuti che ci hanno permesso di sbagliare magari qualcosa di più nel corso della partita, e all'inizio abbiamo giocato più di contropiedi, poi ci siamo fatti un po' recuperare, però non abbiamo mai mollato e abbiamo continuato con calma il gioco di squadra organizzato come sappiamo fare, e alla fine abbiamo avuto la meglio. La Casagrande Padana te la, ecco, aspettavi così, ecco, come la hai vista, possiamo dire, come hai visto la formazione biancorossa? Allora, loro sono sicuramente una buona squadra, hanno un bel gioco organizzato anche loro e forse siamo riusciti ad approfittare di alcune situazioni maggiormente noi, e hanno fatto qualche errore di troppo, però secondo me è stata comunque una buona partita anche da parte loro. A Ferrara sabato prossimo, ecco, è una buona occasione per voi sicuramente per incrementare ulteriormente il bottino di punti, ma cosa temi maggiormente del duello contro l'Ariosto? Allora, loro hanno delle buone potenzialità, sono una buona squadra, come alla fine tutte quelle che affrontiamo durante il campionato, e non dobbiamo sicuramente abbassare la guardia, anche se per ora possiamo vantare di tutte vittorie a parte una sola sconfitta, e questo però non ci permette di arrivare alla partita di sabato prossimo sottotono, e dobbiamo lavorare tutta la settimana e fare del nostro meglio anche alla partita di sabato prossimo, senza ovviamente sottovalutare la squadra avversaria. Mestrino tricolore, quest'anno siete in buona corsa, direi, per quell'obiettivo. Non diciamo niente, sul campo si giocano le partite, sul campo bisogna far vedere il proprio valore, quindi lasciamo dire al campo l'esito del campionato. I
Irene Stefanelli, grazie mille, grazie mille per il tuo graditissimo contributo. A presto e buon rientro a Mestrino, buon rientro in Veneto. Benissimo, e quindi quando sono le ore 19:58, quasi 20, possiamo direi avviarci verso la conclusione del collegamento che Eleven Sports ha organizzato qui con il Paracheope di Casalgrande, ribadendo ancora una volta per chi si fosse collegato soltanto in extremis con noi il punteggio finale. La Ali Best Espresso Mestrino ha espugnato il palazzetto Cheope prevalendo sulla Casalgrande Padana con il punteggio di 20-26. Gli impegni di sabato prossimo, abbiamo già detti, dal Paracheope ci risentiamo sabato 18 dicembre per il confronto tra la Casalgrande Padana e il Leno. Ancora una volta grazie e a voi Milano. Come dice